Buongiorno, sono Simone D'Antonio dell'ANCI Nazionale, per l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani mi occupo delle attività del punto di contatto del programma URBACT, che è il principale programma europeo dedicato allo sviluppo urbano sostenibile, grazie al quale le città italiane portano avanti scambi con altre città europee, provando a coinvolgere a livello locale i cittadini nelle azioni di rigenerazione urbana, di inclusione sociale, che sono poi il tema dell'incontro di oggi. Oggi proveremo ad esplorare un po' di esperienze, sia italiane che europee, che internazionali, che si stanno conducendo su questi temi in diversi contenitori, in diverse programmazioni sia nazionali che europee, provando a dare il senso di un'azione che sempre di più non riguarda soltanto la riqualificazione di spazi, di strutture fisiche, ma crea anche un impatto in termini di qualità della vita, in termini di coesione sociale, in termini di rafforzamento di senso della comunità, per creare anche nuovi legami di fiducia tra gli abitanti e le pubbliche amministrazioni, per creare anche nuove forme di innovazione dal basso, che soprattutto in vista della prossima programmazione europea 2021-2027, che si sta definendo proprio in questi mesi, può rappresentare un patrimonio di esperienze e anche di ispirazione per tanti di noi, per tanti di voi anche che all'interno delle pubbliche amministrazioni, all'interno dei comuni, intendete condurre azioni simili. Quindi oggi ci faremo poi ispirare dalle esperienze che ci racconteranno i nostri relatori, che rapidamente vi introduco: Claudio Calvaresi, che è senior consultant di Avanzi, che ci racconterà esperienze soprattutto italiane di innovazione legate alla rigenerazione urbana e all'inclusione sociale; Daniela Patti, cofondatrice di Eutropian, che invece approfondirà maggiormente le esperienze europee e internazionali; Davide Agazzi, project manager di Palazzo Guerrieri, un'esperienza di innovazione partecipata condotta dal comune di Brindisi, e il sindaco di Acerra, Raffaele Lettieri, che ringrazio oggi per averci raggiunti in questo appuntamento formativo, che vi ricordiamo viene registrato e disponibile sui canali della Fondazione IFEL. Chiedo subito a Claudio Calvaresi di darci un quadro, anche un po' di alcune esperienze interessanti di innovazione dal basso, di rigenerazione urbana, che stanno guidando anche un po' il dibattito italiano su questi temi negli ultimi anni. Ok, grazie, buongiorno. Buongiorno a tutti e a tutte. Come diceva appena poco fa Simone, lavoro per Avanzi, una società di Milano che si occupa di innovazione e sostenibilità urbana. E Simone D'Antonio, quando mi ha invitato a questo webinar, e lo ringrazio ovviamente dell'invito, mi chiedeva appunto di rappresentare, insomma, di dare un po' un panorama e un senso anche delle iniziative di riattivazione di spazi, di creazione di luoghi per l'inclusione sociale nel panorama italiano. Allora, io ho preparato una breve presentazione, sapendo di avere a disposizione circa un quarto d'ora, per poi lasciare ovviamente spazio agli altri relatori e credo anche a una discussione finale, che prova a ragionare su questi aspetti, dando molto sinteticamente dei riferimenti a delle esperienze, perché non c'è tanto il tempo di farlo, ovviamente, ma cercando invece però di trarre alcune, se volete, alcune lezioni o alcune indicazioni per le politiche che a noi sono sembrate, che è un gruppo di ricerca più ampio che dentro Avanzi si occupa di questi temi, sembrano delle questioni particolarmente importanti da tenere presente. Va bene, nella prima slide quindi trovate alcune di queste esperienze, sono soltanto davvero alcune e sono tra loro molto variate, perché ho provato a recuperarne fra una grande messe appunto, di iniziative, di pratiche in corso, quelle che un po' sono alcune di quelle che conosco meglio, un po' mi sembrano quelle anche particolarmente significative appunto dal punto di vista della varianza delle questioni della varietà delle questioni che pongono.
E soprattutto anche dal punto di vista della diversità dei posti, dei tipi di aree, di situazioni territoriali dentro cui sono collocate, no? Quindi facendo un po' un viaggio a partire dal sud verso il nord, qui vi ho mostrato, vi ho lasciato in questa slide, segnalato alcune foto di alcuni di questi spazi. Il primo è quello che si chiama Crazy Plus, che è a Palermo, in un'area ex industriale, che sono i vecchi cantieri navali alla Zisa, di proprietà del comune di Palermo, che una cooperativa e associazione culturale che si chiama CLAC ha da un paio d'anni, forse ormai 3 anni, anche grazie a un finanziamento di fondazione con il Sud, riattivato uno degli spazi, uno degli immobili presenti in questa grande area industriale, che nel frattempo, negli anni scorsi, aveva già conosciuto percorsi incrementali, come dire, di riattivazione. In uno di questi immobili lo ha trasformato in un centro che è oggi uno spazio di coworking, però è anche un centro per la socialità del quartiere, ed è anche uno spazio però di ristoro e che sta attrezzando, peraltro, almeno le ultime notizie, non ci vado più di un anno, stavano attrezzando anche in uno spazio all'aperto, a fianco a questo immobile, un piccolo spazio anche dedicato all'attività, per esempio, di pugilato, no? Nei quartieri sappiamo spesso, in molte storie, anche alcune delle quali ben note, anche di come l'attività della box stia diventando un'attività sportiva molto significativa dal punto di vista della capacità di includere, soprattutto nei quartieri difficili, i ragazzi più giovani. Il secondo che vedete lì è Caserma Archeologica, siamo a Sansepolcro in Toscana, invece è uno spazio che era un'ex caserma dei Carabinieri, anche qua invece attivato, riattivato da un'associazione culturale che si chiama, appunto, che ha dato luogo a Caserma Archeologica, e nei fatti oggi è uno spazio espositivo, uno spazio di produzione culturale e artistica in un piccolo centro, Sansepolcro, della Val Tiberina, e che ovviamente però fa un grande lavoro anche con le scuole, per esempio, della città, e dunque con l'occasione di trasformare, con l'idea, diciamo, di trasformare l'arte e la presenza artistica in un piccolo centro, sostanzialmente di un'area interna come Sansepolcro, in un dispositivo di aggancio anche invece di, come dire, realtà sociali e energie sociali nella città, a cominciare dal rapporto con le scuole e con i ragazzi delle scuole. Ne salto alcuni perché altrimenti non ho tempo di presentarli tutti. Un altro è Ovest Lab a Modena, uno spazio ex industriale, anche qui dentro il villaggio artigiano di Modena Ovest, è la foto che vedete al centro. Uno spazio riattivato anche qui da un'associazione artistica, culturale, di promozione artistica, che si chiama Amigdala, e che l'ha in gestione anche questo da un paio d'anni sulla base di una convenzione con il soggetto gestore della zona industriale, anche qui per farne un polo artistico e di arti performative, ma anche di rapporto con il quartiere e di, come dire, accompagnamento a processi di rigenerazione e riqualificazione di questa parte di città. Le cose che trovate più in basso nella slide sono forse anche più note, più grandi. Siamo a Milano, tra Milano e Torino, sì, alcune esperienze a Milano fra base e mare culturale urbano, di cui, diciamo, sono grandi spazi. Uno è una cascina, mare culturale. Base è un grande spazio ex industriale trasformato in un polo della creatività e culturale. A Torino, forse invece, con le esperienze del Case del Quartiere e del Laboratorio di Barriera di Via Baltea, delle esperienze che sono più legate proprio ai temi della socialità di quartiere e della costruzione di centri civici di quartiere su questi temi, dentro spazi di proprietà del Comune di Torino. Dicevo, vado rapidamente avanti per trarne alcune indicazioni di carattere più generale. La prima è che cosa sono questi spazi. Come avete visto, sono localizzati in posti molto diversi fra loro, offrono, ho cercato di raccontarvelo in brevissimo, funzioni e usi di natura fra loro molto diversa, ospitano anche diversi partner, non sono soltanto lo spazio del soggetto gestore, ma il soggetto gestore aggrega altre partner e altri soggetti nella produzione di attività e di funzioni dentro questi spazi. Questo è un elemento, a me sembra, abbastanza chiave di queste esperienze. Quindi non sono la casa delle associazioni, non è lo spazio, che spesso sono immobili di proprietà comunale, pubblica in generale, ma non solo. Per esempio, il laboratorio di Via Balte a Torino è uno spazio di proprietà privata.
Però dicevo, non sono la casa delle associazioni, dei posti dove le associazioni si chiudono dentro e aprono la loro sede, spesso in grande isolamento le une dalle altre, ma sono invece spazi affidati ad un gestore che promuove un programma culturale e di servizi per la comunità, spesso affidandolo, co-costruendolo anche con altri partner. Un secondo elemento ovviamente che sono spazi ibridi, succedono varie cose dentro, sono spazi plurali per più tipi di utenti, sono anche spazi in qualche misura generativi, la foto qua è per esempio di Manifattura a Firenze, dell'ex Manifattura Tabacchi a Firenze, no? E sono quindi spazi nei quali quello che a volte, cose a, che a, a cui a volte danno luogo è anche la costruzione di nuove imprese, no? Di sviluppo di percorsi di autoimprenditorialità e anche di costruzione di nuove imprese sociali, a volte anche imprese di comunità o cooperative di comunità. In alcuni spazi penso ad esempio anche al caso reggiano della polveriera, ad esempio, che ha dato luogo appunto ad una cooperativa di comunità attiva in quello spazio. Chi sono i tipi di attori che si fanno carico di questi spazi? Io credo che siano interpretabili come, c'è una definizione che forse arriva soprattutto da un gruppo di ricerca della LUISS, che è Cristina Iaione, no? Che li definisce imprenditori civici. È una definizione che a me sembra molto pertinente perché non sono soltanto degli attivisti, no? Delle persone che hanno voglia di lavorare e di produrre progetti. Ad impatto pubblico, no? Ad impatto sociale, di pubblica utilità, ma sono invece dei veri e propri imprenditori. A volte queste esperienze hanno un più chiaro e spiccato carattere imprenditoriale, a volte hanno più un carattere ovviamente più, come dire, di natura sociale, ma in ogni caso sono un'intrapresa collettiva e credo che questo ne vada tenuto conto come il loro carattere di fondo. Ovviamente sono anche dei maker, no? Non sono soltanto dei progettisti o degli attivisti, sono spazi nei quali sono luoghi nei quali trovano spazio anche cose tipo il Fab Lab, no? O il nuovo il neoartigianato urbano, no? Quindi sono legati al fare anche in questo senso, ma più in generale, in maniera più, a mio avviso, pertinente, sono spazi appunto per la costruzione di iniziative congiunte, no? Sono spazi si direbbe, per la co-creazione. Sono spazi nei quali gli attori che ne sono promotori hanno, come dire, una forte intenzionalità progettuale, ma anche legata al costruire iniziative per e con le comunità che abitano questi spazi. Qui alcune riflessioni su chi sono di nuovo questi soggetti, no? Alcuni qua diciamo costruiscono beni pubblici locali, no? Costruiscono e danno luogo, e questo dal punto di vista delle politiche pubbliche credo che sia molto interessante questo aspetto, cioè sono dei produttori di politiche pubbliche, anche se non sono attori pubblici, nessuno di questi è una sono spazi gestiti direttamente dalle amministrazioni comunali, ma possono essere, o delle amministrazioni pubbliche in generale, ma possono essere partner significativi e in qualche misura anche attivatori diretti, appunto, diciamo, di politiche pubbliche, con cui il settore pubblico, in particolare gli enti locali, in questo caso i referenti principali di questo webinar, sarebbe molto utile che si mettessero in ascolto, in cooperazione, in collaborazione, in uno spirito, come si dice, anche di co-creazione con questi soggetti. Quali sono le indicazioni anche per le politiche di rigenerazione urbana? No? A me sembra anche che un po' in una certa misura sia anche alle nostre spalle l'idea che la rigenerazione urbana avviene per grandi programmi unitari attraverso la riqualificazione di interi quartieri o di parti significative di città. Non perché questo sia necessariamente un progetto e una prospettiva da abbandonare, ma perché mi pare che questo tipo di esperienze segnalino anche l'opportunità di associare, affiancare, in una certa misura rendere complementare questo tipo di interventi fatto per grandi progetti unitari, grandi progetti pubblici, invece al protagonismo della società locale, al protagonismo di quelli che appunto abbiamo chiamato in qualche slide precedente i city maker. No? E quindi l'idea che la rigenerazione urbana si faccia anche attraverso la promozione e l'accompagnamento di forme di protagonismo sociale. E questo è particolarmente vero poi in alcuni programmi di cui ricorderò soltanto i nomi e i titoli nelle ultime 3 slide. Ovviamente tutto ciò anche ha a che fare con una questione pubblica di un certo rilievo,
che è quella della progressiva dismissione e presenza di un rilevante capitale fisso territoriale pubblico e privato nel nostro paese largamente inutilizzato. Non sto dicendo ovviamente che quello che stiamo osservando, le esperienze che vi sto presentando, siano la soluzione alla riattivazione di un capitale territoriale dismesso, ma indicano tuttavia una strada forse utile da percorrere, no? E cioè che è quello di metterlo un po' a disposizione. Questo grande capitale di cui mi verrebbe da dire, ahimè, disponiamo, perché è davvero cospicuo per la progettualità sociale. Anche perché sappiamo, qui riporto una frase di Mario Calderini di qualche anno fa, che a me all'epoca aveva anche molto colpito, che gli immobili delle aree di rigenerazione urbana, cioè immobili di questa natura, immobili dismessi, abbandonati, sottoutilizzati, hanno oggi un valore immobiliare pari sostanzialmente a zero. Cioè non c'è nessun valore, nel senso che non c'è un mercato urbano per questi immobili, a meno che non siano localizzati in aree di grande pregio. E dunque l'unico valore anche di natura immobiliare che possono realmente esprimere è il valore che si può, come dire, estrarre, canalizzare, che a me viene da dire generare soprattutto, grazie alla progettualità e, come dice qui Mario Calderini, all'imprenditorialità sociale che sono in grado di attrarre e di generare. Due questioni circa il fatto del che cosa è pubblico, no, in questi immobili, l'avevamo già detto prima, scusate, ho fatto pasticcio con le slide, non è la natura giuridica del soggetto gestore ciò che lo connota come abbiamo, credo, perso Claudio Calvaresi, non riesco a vederlo più. E non so se è un problema mio o effettivamente non lo vediamo. La possibilità. Ok, se mi sentite, proseguo. Allora non so, ero Claudio, ti stato rivediamo. Ti espulso dalla rivediamo e ti chat. risentiamo. Ok, allora vado verso la conclusione dicendo che una delle questioni è questa, quella della natura pubblica del soggetto gestore, no? Quindi che produce azioni pubbliche ed effetti pubblici, impatto pubblico, ancorché non sia un soggetto pubblico dal punto di vista della natura giuridica. Ci sono ovviamente una serie di questioni di rapporti fra quelli che chiamiamo appunto gestori sociali e, laddove si tratta di immobili pubblici, come in particolare nei casi che ci interessano in questo momento, anche questioni di natura contrattuale, di rapporto fra appunto questo tipo di attori e la pubblica amministrazione, che su un librettino che è disponibile ancora sul sito di Avanzi, credo, che di cui vedete qui la slide, abbiamo provato un po' qualche anno fa, nel 2017, a recuperare alcune dimensioni e alcune questioni di fondo per provare a metterle un po' all'attenzione, dalla natura del contratto alla questione relegate al tipi di bando per raccogliere la loro progettualità, fino a eventualmente anche come riconoscere attraverso un'attività di valutazione effettivamente il valore e l'impatto pubblico generato da questo tipo di iniziative, e quindi sostenerle dal punto, riconoscerle e sostenerle dal punto di vista dell'operatore pubblico. Concludo facendo riferimento soltanto a due questioni. La prima è che esiste, è stata finalmente costituita e sta iniziando a lavorare una rete dei riattivatori di questi spazi, che si chiama lo Stato dei Luoghi. È stata fondata a luglio di quest'anno, presentata non più tardi 2 settimane fa in una iniziativa online, si chiama Lo Stato dei Luoghi, e raccoglie l'idea di rappresentare, come dire, nelle politiche pubbliche le domande, gli interessi e anche ovviamente la progettualità di questo tipo di operatori. E concludo davvero ricordando soltanto tre progetti che negli ultimi tempi ci è capitato di accompagnare e conoscere, che sono tre progetti legati al Programma Operativo Nazionale Città Metropolitane, PONMETRO 2014-20, che sono quello di Torino, si chiama Torino Social Factory, quello di Milano, che è la Scuola dei Quartieri, e quello di Napoli, che è i Quartieri dell'Innovazione, che sono tre progetti che lavorano esattamente secondo questa logica, no? Cioè attraverso una logica che è quella di suscitare, promuovere, raccogliere e accompagnare progetti di innovazione sociale nei quartieri difficili, nelle aree bersaglio, direbbe il programma, a
attraverso un incontro e una capacitazione della società locale nella gestione, nella progettazione e nell'implementazione di questo tipo di progetti. Mi fermo qua, grazie, e torno dopo per la discussione. Grazie mille Claudio e soprattutto per i riferimenti anche a tanti dei progetti che nel corso degli anni come ANCI abbiamo incrociato in tanti dei contenitori su cui siamo attivi, dal Conmetro ai progetti finanziati dal programma Urban Innovative Actions, quindi a dimostrazione che le idee di riuso di questi spazi e il modo in cui diventano poi patrimonio collettivo, bene comune per la comunità, sono decisive e comunque riescono poi a diventare ottime soluzioni anche per poter agganciare diverse modalità di finanziamento e diverse forme innovative di governance che vanno poi a migliorare in generale il modo in cui le amministrazioni locali governano questi processi, al di là poi dei progetti stessi. Chiedo a Daniela Se Patti cambiano di le modalità di Europeanna di finanziamento. raccontarci anche questo dal punto di vista europeo, come si configurano delle esperienze simili e raccontandoci anche un po' se cambiano le modalità di finanziamento, di governance di questi spazi innovativi e in che modo poi si legano ad un Buongiorno a orizzonte. tutti, come state? Spero bene. Dunque, no, innanzitutto è interessante ricollegarsi a quello che raccontava Claudio, perché appunto comunque ci sono spesso stati scambi in questi anni rispetto appunto al lavoro che fa Avanti e che fa Eutropian, perché effettivamente comunque ci sta sempre più un movimento in tutta Europa e quindi anche in Italia che prende nomi diversi, che siano i beni comuni, che sia la questione del patrimonio, che sia la questione dell'innovazione sociale, che comunque è un cambiamento rispetto ai modelli di trasformazione della città, che ancora non è mainstream, assolutamente ben lontano dall'esserlo, ma mentre probabilmente il risultato della crisi economica del 2007-2008 abbiamo visto che comunque c'è stata un'emergenza di questi fenomeni per via della crisi economica, vediamo che comunque a distanza di ormai più di 10 anni molti di questi modelli sono stati anche assorbiti dalle istituzioni. E quello che è interessante adesso, secondo me, nella fase storica che stiamo vivendo, è vedere che cosa accadrà come prossimo passaggio, perché la situazione nella quale ci troviamo è che con l'emergenza socio-sanitaria ed economica del Covid, molto probabilmente, e questo sta un po' a noi capire, riuscire anche in qualche modo ad indirizzare il cambiamento, come con la crisi economica del 2007-2008 avremo dei grossi cambiamenti. Già vediamo che comunque solo nell'arco di 6 mesi gli indici di povertà in moltissimi dei territori sono radicalmente aumentati, il livello di abbandono scolastico, insomma, vediamo che ci sono la difficoltà comunque del lavoro di molti operatori e di piccole aziende che molto probabilmente non riapriranno mai dopo questa crisi. E quindi vedremo comunque un tessuto sociale ed un tessuto economico comunque nelle nostre città che cambierà. Speriamo possano essere un'ispirazione anche per quello che sarà il cambiamento di fronte a noi, dove secondo me ci troviamo nella situazione dove per quanto siamo completamente spaesati tutti, dobbiamo cominciare secondo me già a prendere delle azioni in questo momento, perché ci ritroveremo altrimenti, o rischiamo quantomeno di ritrovarci che fra un anno, quando avremo più o meno lontanamente capito che cosa ci stava accadendo in questi stranissimi mesi tra quarantene, lockdown e coprifuoco, che in realtà altri avranno già fatto tutta una serie di operazioni. Basti pensare che nel caso migliore le grosse aziende hanno già comprato moltissime delle piccole aziende, basti pensare, non so, nel settore turistico molti dei piccoli alberghi sono già stati comprati dalle grandi catene che hanno il capitale da
da investire e si sono preparati con un'infrastruttura ancora più capillare per quando il turismo potrà riprendersi. Nel peggiore dei casi, invece, vi parlo da Roma adesso, quindi non è un problema solo del mezzogiorno, vediamo che comunque il welfare di prossimità mafioso piuttosto che l'usura a bassissimo prezzo, piuttosto che l'opportunità delle mafie di comprare delle piccole aziende. Dei piccoli esercizi commerciali ha comportato il fatto che noi vediamo già che tutto il tessuto economico sta cambiando in città. E quindi che facciamo? Io credo che in questo senso, in realtà, anche rispetto a quello che ci raccontava Claudio prima, uno dei modelli adesso da affrontare sia il fatto di lavorare sui modelli economici e di modelli di proprietà degli spazi della città, partire dagli spazi come opportunità per garantire qualcuno mi chiede il welfare mafioso, sì, viene chiamato il welfare mafioso di prossimità e sono praticamente i pacchi alimentari piuttosto che tutti gli aiuti economici che vengono offerti purtroppo dalla mafia molto più velocemente rispetto a quello che è stato in grado di fare la pubblica amministrazione. Se vuole cercare ci sono tantissime informazioni rispetto a questo, è un fenomeno tristemente molto diffuso. E quello che stavo dicendo però, secondo me, è che in questo momento, quindi quello che dobbiamo essere in grado di fare, forse l'opportunità nella quale ci troviamo sono i periodi di finanziamento europeo del 21-27, nonché tutta la discussione sul Next Generation Europe in generale, e quindi anche e soprattutto in Italia la questione del Recovery Plan. Questo perché? Perché io credo che le cose sulle quali ci dobbiamo andare a concentrare sono innanzitutto gli spazi nella città, perché noi vedremo molto probabilmente che adesso c'è stato un calo dei prezzi immobiliari, ma probabilmente ci sarà forse un cambiamento anche, quindi molte realtà stanno comprando in questo momento e quindi tutto l'assetto proprietario in gran parte cambierà nelle nostre città da qui a un paio d'anni e quindi questo è il momento per fare in modo che comunque rimangano delle proprietà pubbliche, delle proprietà sociali, anche private, ma di spazi sociali all'interno della città. Quindi il concetto della proprietà ed il concetto soprattutto poi dei modelli di sviluppo anche economico all'interno di queste realtà è fondamentale. Nell'arco di questi anni noi abbiamo portato avanti come Eutropia una serie di ricerche su quelli che erano i modelli all'interno delle diverse città europee su quelli che erano dei modelli di proprietà e gestione comunitaria degli immobili in giro per l'Europa. Questo poi diciamo, è anche molto supportato anche da una serie di progetti europei. Noi personalmente lavoriamo sul progetto di Open Heritage, ma ci sono moltissimi progetti europei di ricerca e sperimentazione che in questo momento si stanno concentrando su questo. E secondo me uno degli elementi forse più rilevanti rispetto a quello di cui stiamo parlando, forse anche per cercare di chiamare quello che stavamo dicendo, no, a un certo punto questi fenomeni in qualche modo si sono anche istituzionalizzati, al punto tale che adesso abbiamo lavorato recentemente con la Commissione europea per l'agenda urbana per la cultura e il patrimonio culturale. E l'Italia è, con l'Agenzia della Coesione, uno dei capofila all'interno di questo lavoro di politiche urbane, quindi sono delle linee guida della Commissione europea per migliorare le conoscenze, i finanziamenti e le politiche in merito a determinate tematiche considerate rilevanti per lo sviluppo urbano. Una di queste tematiche è assolutamente la cultura e il patrimonio culturale. In questo senso è particolarmente rilevante il fatto che comunque si cerchi di promuovere un'attenzione anche dal livello europeo rispetto a... Scusate, io sto, vivo vicino all'aeronautica e ci troviamo, sentite gli elicotteri di sottofondo, non lo so, comunque insomma non vi preoccupate che non ci sono strane situazioni, ma insomma effettivamente ci sono una serie di rumori di sottofondo peculiari. Scusate, comunque quello che stavo dicendo è che in realtà quello che vediamo è che c'è un'attenzione sempre maggiore anche da parte della Commissione europea rispetto a tutto il ruolo dei beni comuni e di un approccio comunitario, quindi ci sono anche tutta una serie di modelli, anche di strumenti finanziari della progettazione europea che consentono di sviluppare progetti di rigenerazione urbana su base comunitaria. Uno di questi strumenti che nel 2014-2020 non è stato utilizzato dall'Italia, ma potrebbe essere un modello adottabile nel prossimo periodo di finanziamenti 21-27, se il governo italiano decidesse di accettarlo, è il cosiddetto Community-Led Local Development, ossia
sviluppo urbano su base comunitaria. CLLD è l'acronimo, se qualcuno dovesse essere interessato poi dopo metto i link nella chat così eventualmente potete dare un'occhiata. E quello che è secondo me interessante di questi modelli è il fatto che comunque questo consente per esempio di avere una gestione su base partecipata di un partenariato misto tra pubblica amministrazione, privato economico e privato sociale e ricerca che gestisce di solito un budget all'incirca di 4-5 milioni di euro per fare degli interventi di rigenerazione urbana su base comunitaria. Queste sono tutta una serie di opportunità che consentono di sviluppare dei progetti su scala nettamente superiore a quello che vediamo in molti contesti, che sono delle esperienze di grandissimo valore portate avanti dalle realtà sociali del territorio, ma che senza le risorse economiche, senza il supporto politico e senza la disponibilità di spazi anche a dei prezzi economicamente accessibili in modo da consentire tutte quelle pratiche di mutualismo che noi comunque apprezziamo, non sarebbero possibili. Quindi quello che secondo me noi dobbiamo fare in questo periodo che ci è di fronte è creare quel tessuto di politiche e di finanziamenti che consentano di avere un salto di scala per rafforzare queste realtà che anche Claudio ci stava raccontando in Italia. Io molto brevemente quello che posso raccontare, Simone, io notoriamente sono anche una gran chiacchierona, quindi Simone mi dice quanto tempo ancora ho a disposizione più o meno. Ultimo minuto, dai, così. Perfetto, io quello che racconterei in questo senso molto velocemente secondo me è il caso di Lisbona. Lisbona circa al risultato della crisi economica del 2007-2008 si ritrova con una crisi economica pazzesca, diciamo anche superiore a quella che soffrì l'Italia all'epoca. Ci furono tantissimi movimenti civici che cominciarono a sviluppare tutta una serie di pratiche di mutualismo negli spazi, penso a cucine popolari, penso ad alberghi come basi sociali, che sono insomma tutta una serie di pratiche analoghe a quelle che raccontava Claudio. Ma il salto di scala che venne fatto è che alcuni dei gruppi civici che lavoravano per esempio per la lotta al diritto alla casa, per la questione delle pratiche di mutualismo e così via, nel 2009 entrano nel governo del comune di Lisbona e si trovano adesso a governare il comune di Lisbona all'interno di una coalizione del centro-sinistra, si trovano adesso al terzo mandato e sono riusciti tramite questo a portare avanti un programma che si chiama BIPZIP, che è interventi in aree e quartieri di priorità, ossia quartieri svantaggiati della città, nella quale loro hanno fatto una mappatura di circa 67 quartieri all'interno del comune di Lisbona, che tanto per darvi un'idea conta circa 500.000 abitanti, e circa un terzo della popolazione di Lisbona si trova a vivere in questi quartieri, che sono svantaggiati per una serie di motivi fisici, diciamo di qualità degli spazi, quindi case abusive, case sociali e così via, piuttosto che soprattutto questioni socio-economiche, quindi per esempio altissimo tasso di disoccupazione, di abbandono scolastico, insomma condizioni che noi conosciamo bene. Non diverse da quelle che conosciamo anche in molte delle nostre città italiane. Quello che è interessante secondo me è che nel corso degli anni attivano una serie di percorsi di finanziamenti che sono delle specie di finanziamenti di start-up di imprenditoria sociale nei quartieri svantaggiati, che sono appunto i bandi del BIPZIP, dove vengono dati all'incirca 50.000 euro per finanziare progetti che saranno in grado di garantire una sostenibilità economica sul lungo periodo e ad avere la possibilità anche di offrire posti di lavoro a persone del quartiere. Quello che è interessante è che l'approccio di scala, quindi, comunque a un certo punto comporta il fatto che questa nasce come una politica pubblica del Comune di Lisbona. Oggi, grazie alla possibilità di utilizzare lo strumento del finanziamento europeo del Community-Led Local Development, la rete di realtà che hanno supportato la rete del BIPZIP si sono consociate in quella che viene chiamata la rete del CLLD di Lisbona, quindi conta circa 170 realtà tra imprese sociali, associazioni, università e anche il Comune di Lisbona, che gestiscono assieme con un modello democratico, un processo decisionale democratico, un budget di 4 milioni di euro che vengono erogati in finanziamenti di sviluppo nei quartieri prioritari ed hanno anche un budget per poter garantire il fatto che l'assistenza tecnica, ossia diventano loro autorità di gestione, quindi questa rete di 170 organizzazioni ha una vota, un ente gestore,
diciamo dei rappresentanti che comunque gestiscono questo fondo, che vengono appunto stipendiati anche tramite questo finanziamento e nell'arco degli ultimi 5 anni hanno sviluppato tutta una serie di progetti all'interno dei quartieri, che sono assolutamente storie analoghe a quelle di Claudio, quindi adesso non mi soffermo nel merito dei singoli progetti che vengono finanziati, ma quello che trovo rilevante in questo momento, visto che ci stanno ascoltando tutte persone che comunque rappresentano pubbliche amministrazioni in giro per l'Italia, io credo che in questo momento quello che sia veramente importante è il fatto di fare in modo che le pubbliche amministrazioni si dotino dell'infrastruttura che consenta di avere un rafforzamento sulla base di quelle che sono le iniziative territoriali. Vedo che giustamente le persone stanno chiedendo maggiori informazioni. Io adesso nella chat metterò una serie di link, in realtà purtroppo c'è stato un problema tecnico per cui il materiale che vi volevo condividere purtroppo non può essere condiviso, quindi ve l'ho raccontato così senza immagini, dovete fare un lavoro, uno sforzo di immaginazione in questo momento, ma avrete modo di vedere le immagini e i video tramite i link che vi condivido. L'esperienza di Lisbona è una di quelle più interessanti, che negli ultimi anni è stato anche al centro di azioni di trasferimento tra Lisbona e Bari, tra Lisbona e numerose città. Grazie mille Daniela, l'esperienza di Lisbona è una di quelle più interessanti, che negli ultimi anni è stato anche al centro di azioni di trasferimento tra Lisbona e Bari, tra Lisbona e numerose città italiane. A riprova che tante di queste esperienze che collegano rigenerazione urbana e inclusione sociale non sono soltanto appannaggio delle città del nord Europa, ma anche di realtà che nel Mediterraneo sono capaci di creare dei meccanismi economici di governance virtuosi proprio per dar vita ad azioni poi concrete, anche a microprogetti. L'esperienza di Lisbona che citavi prevede progetti che hanno una dotazione finanziaria, se ricordo bene, di 50-60 mila euro a progetto, a patto che siano due associazioni assieme a lavorare, quindi impongono in qualche misura la collaborazione tra i soggetti che operano negli stessi quartieri che poi vengono scelti di anno in anno diversamente, secondo anche gli obiettivi di inclusione sociale dell'amministrazione, e questa è un'azione che assomiglia molto a tante altre progettualità che ci sono a Brindisi, in un laboratorio di innovazione urbana aperta alla città e capace soprattutto di favorire la nascita di ulteriori processi di inclusione sociale sul territorio. Buongiorno a tutti, grazie Simone per questa opportunità e grazie a voi per questa presenza così numerosa. È difficile interagire in questo modo virtuale senza vedervi in faccia, però insomma spero che la presentazione sia gradevole e cercherò di essere breve per lasciare spazio alle domande. Solo qualche elemento di contesto prima di entrare nel merito di quello che andiamo a fare. Vi parlo in questo momento da Brindisi, io sono un consulente dell'amministrazione, mi sono trasferito qua ormai un anno e mezzo fa. Ora voi potete vedere, insomma, Brindisi, non so se avete un'immagine in testa di questa città, è una città di mare, insomma, nell'Alto Salento, che ha anche riscoperto negli ultimi anni una sua dimensione turistica, che però ha una storia molto particolare, nel senso che ha un passato glorioso che deriva dall'essere uno dei principali porti del sud Italia, da dove insomma le persone e le merci partivano per andare anche in Terra Santa. Infatti era il punto terminale della Via Appia, che collegava Roma a Brindisi per poi portare le merci e le persone in Terra Santa, che è stata insomma, per lunghi anni fiorente, per poi finire quasi in un dimenticatoio, schiacciata tra altre città che si sono sviluppate in maniera più importante. Poi c'è stato, nella storia più recente, a partire dagli anni 60 e 70, un grande investimento straordinario in industrializzazione, che ha portato la città a vivere grandi cambiamenti. Se voi pensate, negli anni 50 la Brindisi aveva 60.000 abitanti, poco meno di 60.000,
e invece alla fine degli anni, cioè inizio anni 90, fine degli anni 80, era arrivata a 95.000 abitanti per effetto di un ingente investimento in grandi insediamenti industriali. Abbiamo l'industria energetica, chimica, farmaceutica, petrolchimica e aeronautica. Questa cosa ha prodotto diciamo, un grande balzo in avanti per la città sotto certi punti di vista, ma anche implicazioni molto pesanti per quanto riguarda danni all'ambiente e alla salute, nel senso che quello modello di sviluppo si è rivelato poi essere fragile e poco sostenibile da tanti punti di vista. Quindi arriviamo alla fine degli anni 90 con il riconoscimento come sito di interesse nazionale per un'area grandissima da bonificare, una delle più vaste, la più vasta in Puglia, una tra le più vaste in Italia. L'Agenzia Europea per l'Ambiente nel 2011 certifica che la centrale termoelettrica dell'Enel a Carbone a Cerano è il sito industriale più inquinante d'Italia. Ci sono indagini epidemiologiche che certificano la correlazione tra patologie diffuse nel territorio e le attività industriali. Quindi insomma si vede che questo modello di sviluppo è alla corda, anche perché si determinano insomma una maggiore intensità di livelli occupazionali nel corso del tempo, e quindi c'è anche un problema di capire ora quest'area industriale, che è grande più di 4 volte la città, come la si mantiene. E poi ci sono grandi carenze sul piano sociale, nel senso che uno può pensare che questo tipo di investimento quantomeno possa aver portato ricchezza o reddito, e invece noi, se andiamo a vedere adesso una fotografia di quello che è Brindisi, noi siamo sui 107 capoluoghi, siamo al 99esimo posto per reddito medio per abitante, c'è un grande fenomeno di disoccupazione, nel senso la disoccupazione nella fascia 15-74 anni è del 19%, uno dei più elevati in Puglia e insomma significativo anche in Italia. Grande disoccupazione giovanile e conseguente emigrazione, e se andiamo a vedere anche diciamo la qualità della pubblica amministrazione, c'è un grande problema di organico in servizio. Solo il 63% della pianta organica è attualmente insomma attivo, e c'è un grande debito insomma, che l'amministrazione corrente si è trovata a dover gestire e che impegnerà le amministrazioni, queste e quelle future, in un piano di riequilibrio finanziario ventennale, no? Quindi noi vediamo luci ed ombre, insomma un pezzo di Brindisi ha a che fare con il racconto della Puglia che conoscete negli ultimi 10 anni, quindi sviluppo turistico e sviluppo culturale, ma anche grandi criticità demografiche, economiche e educative, perché il 25% degli studenti arriva alla licenza media e poi non prosegue, quindi grande dispersione scolastica, ed una debole attrattività della città, tanto dal punto di vista economico, a parte le questioni lavorative, non c'è interesse immobiliare, non c'è capitale che circola, e una debole attrattività anche demografica, persone che se ne vanno. Dal 91 al 2020 Brindisi ha perso il 10% degli abitanti, ed è un calo proporzionalmente maggiore anche alla provincia in cui Brindisi è inserita, quindi è proprio la città che è in crisi. In questo contesto abbiamo provato ad agire facendo partire un progetto che si chiama Laboratorio di Innovazione Urbana. Il progetto è basato recuperando dei fondi regionali che erano stati anche utilizzati in maniera non sempre virtuosa. La nuova giunta si insedia, quella giunta guidata da Riccardo Rossi, 2 anni e mezzo fa quasi, inizia a ridiscutere con la regione su come riutilizzare questo fondo, questo finanziamento regionale, e decide di investire su questo laboratorio di innovazione urbana sito a Palazzo Guerrieri, cioè un palazzo storico della città che viene recuperato e riaperto e reso disponibile alla città come uno spazio, come una piccola agenzia di sviluppo locale sostanzialmente. Noi la attendiamo, nel senso che il nostro mandato è quello di favorire l'attivazione economica e sociale della città sotto vari aspetti.
ci consideriamo un po' una palestra, un po' appunto degli allenatori di una squadra che ancora dobbiamo capire qual è, perché è in costituzione, perché è fatta dalla città, ma soprattutto siamo un enzima all'interno di una comunità che speriamo si possa sempre attivare attorno a delle nuove idee di sviluppo della città. Ora, se dovessi darvi un'idea di come abbiamo inquadrato questa funzione di questo spazio, insomma, noi abbiamo quattro obiettivi che stiamo vedendo nel corso di questo anno e mezzo di attività su cui agiamo e facciamo qualcosa di utile. Da un lato, aiutiamo la città ad elaborare delle visioni rispetto a strategie di sviluppo locale da perseguire e le socializziamo con una platea di attori che vanno ben oltre la pubblica amministrazione, cioè sono quegli attori che, come diceva Claudio Calvarese all'inizio, costruiscono la città insieme a noi. Per questo motivo mettiamo a disposizione di questi attori risorse e strumenti per favorire la nascita di nuovi progetti sociali e imprenditoriali che possano favorire, essere leve di riattivazione della città. Terzo filone di attività è che rimettiamo in gioco il patrimonio dismesso di edifici pubblici utilizzati, non utilizzati o sottoutilizzati della città per favorire questa attivazione e lo facciamo cercando di cioè fare in modo che questi immobili siano disponibili per progettualità sociali come quelle di cui hanno parlato i relatori che mi hanno preceduto. E poi, come ultima ambizione, abbiamo quella di attivare e attirare risorse economiche e simboliche che vengano da fuori e che possano ritornare a far vivere Brindisi, perché quello che dobbiamo fare è, come dire, invertire un meccanismo, una dinamica di sviluppo che evidentemente nel corso del tempo si è bloccata. Quando insomma, queste cose possono sembrare grandi teorie, noi siamo un piccolo gruppo di persone, nel senso che il nucleo che lavora a questo progetto è composto da tre persone più una dirigente di nomina che è stata inserita in amministrazione a guidare il Dipartimento Programmazione Economica e Sviluppo e quindi mettiamo a sistema il lavoro di questo piccolo gruppo di persone a favore di tutta l'amministrazione. Questo per dire che gli obiettivi sono alti, ma insomma, si può fare anche con poco e cercherò di raccontarvi adesso, negli ultimi minuti che rimangono, qualche esito. Rispetto alla visione che ci siamo dati, vi ho raccontato e ho condiviso qual è la nostra lettura della storia della città. Noi cerchiamo di diversificare la base economica e sociale della città per andare oltre quello che è stato un modello di sviluppo, una monocultura industriale che ha avuto degli effetti negativi. Per questo motivo abbiamo identificato sei vocazioni territoriali già presenti nel DNA di Brindisi, ma poco raccontate, e questi filoni andiamo a sviluppare in diverse maniere. Questi filoni sono stati selezionati perché sono da un lato delle potenzialità presenti, e dall'altro lato corrispondono specularmente a delle negatività che caratterizzano il territorio, cioè su ambiente ed energia. Se abbiamo dietro casa la più grande centrale a carbone d'Italia e una delle più grandi d'Europa che ha prodotto tanti di quei danni, andiamo a sviluppare un modello di economia sostenibile basato sull'economia circolare. Turismo e cultura, appunto per la presenza delle industrie. Brindisi non aveva beneficiato dell'attivazione turistica e culturale di cui il Basso Salento, Lecce, ma anche Bari hanno beneficiato in quella stagione chiamata Primavera Pugliese, su quel terreno vorremmo recuperare. Stesso modo l'agricoltura di qualità, Brindisi ha da sempre prodotto vino ed olio, ma questa cosa non passa come qualcosa che è nel DNA della città. Se tra i capoluoghi di provincia Brindisi ha una delle superfici agricole più estese, questa non è una qualità della città apprezzata, e per esempio metà del rosato italiano viene prodotto nella provincia di Brindisi, anche questo non è un qualcosa che viene valorizzato. Allo stesso modo abbiamo una presenza di grandi industrie, c'è uno scarso tessuto imprenditoriale locale, quindi piccolo artigianato, la piccola manifattura, le PMI è qualcosa di cui la città ha bisogno.
quinta vocazione da recuperare è un grande interesse per il welfare e l'educazione a fronte dei grandi problemi di cui, delle grandi carenze di cui abbiamo parlato. C'è un tessuto di welfare importante che va rigenerato e considerato come un bacino occupazionale. E ultimo tema, quello della rigenerazione urbana, perché come vi dicevo c'è un grande patrimonio di edifici pubblici e privati che sono in uno stato di abbandono e desolazione, che possono essere rimessi in circolo. Per cui il nostro obiettivo è quello di investire su nuove vocazioni, nuovi attori e nuovi modi di fare. Vi menziono brevemente gli strumenti con cui l'abbiamo fatto, poi termino così in ripresa magari riusciamo a parlarne. Da un lato abbiamo lavorato sull'attivazione di nuove progettualità con due edizioni di un bando che non faceva altro che selezionare ogni volta 10 progetti con cui lavorare, strutturare o meglio il loro dossier di lavoro, strutturare dei percorsi di accompagnamento, lavorare su una ricerca fondi congiunta e poi ad ognuno, sotto forma di non di grant ma commissionando un progetto utile per la città, siamo riusciti a dare una cifra fra i 15 e i 20 mila euro a seconda della qualità e dell'intensità dei progetti. Ovviamente il Covid ha cambiato un po' le carte in tavola, perché la prima edizione di questo laboratorio di innovazione urbana ci ha consentito di lavorare più corpo a corpo con i progetti, la seconda edizione è un po' più virtuale e c'è qualche dinamica insomma più da gestire, però in questo modo sono nati, almeno a livello di progettualità e di prototipo, ora vediamo cosa riusciamo a portare avanti, un co-housing per over 65, un orto urbano, una cooperativa di comunità che fa servizi educativi in un quartiere difficile, dei servizi per le mamme lavoratrici, nuovi servizi turistici e sportivi con un'attenzione particolare ai diversamente abili, una piccola impresa che vuole fare case stampate in 3D, servizi per i diportisti, quindi una dimensione più turistica del porto e non solo quella industriale, c'è un gruppo di ragazzi che vuole produrre un amaro al carciofo, il carciofo è una delle produzioni tipiche brindisine, e così via dicendo, una ventina di progetti con cui stiamo lavorando. L'altro filone di attività è stato quello di rimettere in circolo alcuni spazi sottoutilizzati. Palazzo Guerrieri è il primo di questi, l'ha riattivato la pubblica amministrazione, attraverso un programma che si chiama Riusa Brindisi abbiamo messo a disposizione altri 3 spazi a favore di progetti di cittadinanza, concependoli nella maniera con cui diceva Claudio, cioè spazi vivi e non case delle associazioni. Allo stesso modo abbiamo avviato una politica che si chiama Parchi Bene Comune, basata sui patti di collaborazione, volta a stimolare la collaborazione fra amministrazione e cittadinanza attiva per riattivare delle aree verdi. In entrambi i casi noi abbiamo messo a disposizione patrimonio dispenso e spazio pubblico come leva per rivitalizzare la città e anche creare opportunità di apprendimento, aggregazione, lavoro e impresa sociale. Cioè queste due ultime cose, se accadessero, noi saremmo molto felici, proprio perché questi percorsi e questi progetti hanno bisogno di autosostenersi economicamente per andare avanti. Quindi se ci fosse la volontà di andare in quella direzione saremmo molto felici. Lo abbiamo fatto con dei processi trasparenti e aperti, cioè degli avvisi pubblici, e poi però con un'intensa attività di coprogettazione prima di arrivare alla stipula degli accordi con i soggetti che abbiamo selezionato, quindi i bandi avevano più o meno sempre due fasi, e poi degli affidamenti abbastanza lunghi che consentissero alle persone e alle organizzazioni di programmare un minimo di investimenti per continuare, quindi 6 anni più 6 rinnovabili, l'impegno però a gestire spazi come luoghi con una forte dimensione pubblica e quindi una grande fruibilità, l'impegno a produrre servizi a bassa soglia di accesso, ma anche qualcosa che possa avere delle linee di ricavo, e una tensione verso il favorire la partecipazione attiva della comunità locale. In questo modo, accanto a Palazzo Guerrieri, dove c'è un coworking, un Fab Lab e degli spazi per la comunità, abbiamo diversi edifici che sono stati destinati a progetti legati alla promozione turistica, come le ex scuole Plie, che diventeranno un punto di approdo per i camminatori. Il turismo lento è una delle cose su cui puntiamo tanto assieme al turismo in bicicletta.
Portamezagne, che è stato preso dal WWF locale e da un gruppo di un'associazione di archeologi, e ci verranno un centro culturale legato all'ambiente e alla storia. Nell'ex convento Santa Chiara, grazie, un ex convento in centro città, grazie all'accordo con la regione, un programma che si chiama Luoghi Comuni, stiamo facendo partire una casa della musica, e nei due parchi si stanno attivando attività che hanno a che fare con lo sport e la socialità. Ora, tutte queste cose, la cosa più importante è che non le fa l'amministrazione, le fanno queste persone, questi gruppi di lavoro con cui stiamo lavorando. E quindi c'è un rapporto difficile di cui, se volete, possiamo un po' parlare nel capire cosa l'amministrazione deve dare e cosa deve fare per incoraggiare queste progettualità, perché quando trovi qualcuno con una forte intenzionalità ti dovresti strappare le vesti per facilitargli la vita, ma dall'altro lato ci sono delle regole di cui, e delle procedure di cui dobbiamo tenere conto, e degli aggiustamenti, insomma, reciproci che dobbiamo portare. E quindi c'è anche una tensione tra attirare soggetti esterni con le competenze per fare quei progetti di cui Claudio vi ha raccontato, però non spiazzare quelli che potrebbero essere dei protagonisti locali che sono desiderosi di crescere o semplicemente hanno l'idea di poter fare delle cose insieme. Ultima cosa, e poi termino, Simone, perché vedo che mi guardi con uno sguardo allarmato. La cosa su cui lavoriamo direttamente e indirettamente è anche l'attrazione di risorse e di persone. Per quanto riguarda risorse, siamo diventati una fucina progettuale che ha aiutato l'amministrazione a partecipare a diversi bandi regionali o governativi, per cui abbiamo partecipato al Fondo Innovazione Sociale presentando un progetto sulla dispersione scolastica, abbiamo vinto diversi progetti europei sempre sui temi delle sei vocazioni che abbiamo evidenziato, quindi in quel caso lì efficientamento energetico e turismo esperienziale, e con la Regione stiamo dialogando per proseguire questa attività dandogli una vocazione più di lavoro nei quartieri e di lavoro sociale, perché è la cosa che abbiamo visto funzionare di più. Possiamo partire da quello e fare delle cose, mentre i progetti che hanno più una natura imprenditoriale semplicemente dobbiamo accompagnarli a fruire di incentivi regionali che per fortuna sono buoni e sono già esistenti. Abbiamo poi convinto Invitalia a localizzare qui a Brindisi un acceleratore di impresa sulla filiera turistico-culturale per tutte le regioni del sud Italia, e ci stiamo posizionando come città a misura di lavoratori da remoto, perché vediamo che questo è un contesto nuovo in cui ci troviamo, e Brindisi, se non aveva tutte le carte in regola per essere una destinazione turistica, nel senso che i turisti preferivano andare nella stessa provincia di Brindisi in campagna piuttosto che al mare direttamente, invece in questo nuovo contesto in cui si può lavorare da remoto, appunto a seguito di questa crisi Covid, la presenza dell'aeroporto, la presenza di una buona connessione ferroviaria, la disponibilità di case ad un prezzo accessibile potrebbe essere delle carte da giocare, e quindi abbiamo in maniera provocatoria lanciato, insomma, un'iniziativa per posizionare la città diciamo come destinazione per fare lavoro da remoto, dicendo venite a lavorare al mare. Abbiamo fatto un piccolo concorso per ospitare una persona 10 giorni. Grazie mille Davide, grazie anche per averci raccontato un po' come queste cose nascono dall'interno della pubblica amministrazione, e soprattutto come riescano anche ad accelerare la capacità di potersi collegare ad idee, a trend di innovazione urbana come il sea working, l'ultimo che hai raccontato, ma anche a favorire la partecipazione a programmazioni nazionali ed europee che consolidano le innovazioni che queste azioni di rigenerazione urbana sono capaci di instillare sul territorio. Proprio riguardo l'uso efficace anche degli strumenti cofinanziati dall'Unione Europea, chiedo al sindaco Raffaele Lettieri, il sindaco di Acerra, in che modo le azioni che avete condotto nell'ambito dei,
dei progetti integrati urbani, dei PIX. Certo, intanto saluto tutti. Ho ascoltato i colleghi, ho ascoltato tutti gli interventi interessanti, a dimostrazione che i fondi europei sono un'ancora di salvezza per gli enti locali, per salvare i nostri centri storici, per salvare le nostre città e per mettere in campo quelle attività che altrimenti non potremmo mai realizzare. E devo dire la verità, la città di Acerra ha trovato benefici in questi fondi europei sia per quanto riguarda il PIU che per quanto riguarda il PIX, perché nella strategia di sviluppo della nostra città devo dire che questi fondi e queste linee di sviluppo hanno incrociato le esigenze della nostra comunità. E faccio un passo indietro, voglio prima parlare un po' del PIU, dove effettivamente abbiamo evitato che un quartiere di circa 7.000 residenti senza servizi potesse diventare un quartiere dormitorio. Tenga presente che abbiamo realizzato in questo quartiere con il PIU, abbiamo realizzato un parco pubblico e un altro progetto denominato Città Sicura, perché sicura in quanto sia dal punto di vista della viabilità, quindi tutta una viabilità fatta a norma di legge, illuminazione smart, videosorveglianza, passeggiata con piste ciclabili e quant'altro, e questo parco pubblico con una struttura per anziani che si colloca al centro in uno spazio verde che ha dato piena vivibilità a tutto quel quartiere, e le posso garantire che quel quartiere da quartiere dormitorio si è trasformato in un quartiere modello, tant'è vero che la restante parte della città la stiamo progettando e sviluppando seguendo quella linea di indirizzo, incarnando un po' quello che era lo spirito del PIU. E in realtà abbiamo realizzato queste infrastrutture che hanno inciso sulla vita delle persone in una maniera importante, migliorandola. Tenga presente che, e poi sempre nello stesso quartiere, abbiamo realizzato anche una scuola, un complesso, diciamo, scolastico, un campus scolastico all'inglese, ed è diventato riferimento per i cittadini che si recano in quella zona a passeggiare, a fare jogging all'aperto e quant'altro. Addirittura i giovani vanno in quel quartiere e si radunano, perché lo fanno in sicurezza, perché è illuminato, perché ci sta questo parco e quant'altro. Questa linea di sviluppo che ha trasformato quella che era un quartiere periferico della città ci ha soddisfatto molto. Quando abbiamo appreso dell'ulteriore linea di indirizzo, che era quello dei PICS, appunto, che interveniva su altre misure, si è sposata benissimo con quello che era il programma dell'amministrazione comunale, che aveva già messo in campo, vi faccio un esempio proprio di come c'era una comunione di obiettivi che ha incrociato quello che è stato il PIX. Tenga presente che noi eravamo al centro della città, proprio nel castrum romano della città di Acerra, avevamo una struttura denominata ex Casa del Fascio, che era centrale, era una sede storica di un liceo poi abbandonato perché così, e poi all'interno, insomma, è stata sede del movimento disoccupato organizzato della città di Acerra, insomma un luogo veramente fatiscente. Questa era di proprietà del Demanio, noi l'abbiamo rilevata dal Demanio, e proprio all'indomani della presa di possesso di questa struttura, come una manna dal cielo si è presentato questo PIX, e lì proprio abbiamo progettato un palazzo dell'età, quindi una struttura di accoglienza per persone di diverse età, dove praticamente potranno passare
momenti della giornata in quella struttura. Nel centro della città abbiamo già fatto il progetto e stiamo attendendo che in realtà l'esito della progettazione vada poi alla stazione appaltante e si facciano le gare. Così come un altro esempio di come questi PIC sono calati nella realtà della città di Acerra, sempre questo castrum romano che ha forma di croce su un quadrilatero, noi abbiamo realizzato con i PIC l'illuminazione smart in queste zone, e già queste strade erano nel nostro piano triennale delle opere pubbliche. In questo momento stiamo già realizzando una parte di lavori con soldi del comune, a cui aggiungeremo con i fondi PIC l'illuminazione smart nel centro storico della città. E ancora avevamo un ex macello di proprietà comunale che andava riqualificato, e anche lì con i fondi dei PICS abbiamo progettato la realizzazione di un centro polifunzionale per arti, mestieri e cultura. Quindi veramente questo PICS ha incrociato le esigenze che venivano da lontano. E ancora il completamento di una piscina comunale, che anch'essa si inserisce nella strategia del PICS, e poi ancora, sempre con i fondi PICS, la realizzazione di una piattaforma smart per un castello. Noi abbiamo un castello dell'Ottocento nel nostro centro storico, che è sede di tre musei: Museo di Pulcinella, il Museo della Civiltà Contadina e di un museo archeologico della città di Acerra e dell'antica Suessola, perché Acerra è di origine etrusca. Ebbene, di una piattaforma che valorizzi appunto questa storicità del nostro castello, con la realizzazione di un museo virtuale e con una piattaforma informatica che faccia arrivare queste informazioni in maniera virtuale a tutti i visitatori del castello e alle persone che passeggiano nella piazza. Ebbene, tutto questo, molte volte le amministrazioni si ritrovano ad adattare questi progetti alle loro comunità. Noi siamo stati fortunati perché questi fondi hanno incrociato quella che era già un'esigenza della nostra comunità, tant'è vero che siamo riusciti a firmare il protocollo PICS con la Regione Campania, proprio siamo uno dei primi comuni, tra i primi cinque, perché in realtà abbiamo intanto completato il PIU in tempi record, ma poi avevamo queste progettazioni che già erano all'interno del piano triennale delle opere pubbliche. Pertanto la nostra non può che essere un'esperienza, so dire, essenziale per lo sviluppo di una città, e penso che sia essenziale per lo sviluppo delle città, perché senza questi fondi, senza non solo i fondi perché sono necessari per fare le opere, ma anche, io penso, anche tutta la strategia di base che uno magari a fatica mette in campo, ma una volta che studi la tua città e studi anche magari anche dopo l'ascolto con le parti sociali e quant'altro, diventa una condivisione di intenti che permea tutta la macchina comunale, tutti i funzionari, tutti coloro che lavorano e anche la politica, e quindi traccia una rotta di sviluppo della città. Quindi io dico che oltre all'elemento essenziale che sono i fondi, trasferisce anche una strategia di sviluppo della città che è fondamentale, che si trova all'interno del DOS. Grazie mille, Sindaco.
Vedo che ci sono delle domande. Inizio da due domande per Davide Agazzi. Nel vostro progetto sarebbe interessante capire meglio il ruolo della pubblica amministrazione nel processo descritto e se c'è un coinvolgimento di una partecipazione attiva sia della parte tecnico-amministrativa che di quella politica. Mentre un'altra. Allora, velocemente rispondo a Pietro Romano. Allora, la parte politica è completamente coinvolta, nel senso che senza tutto questo filone di progettualità qua deriva dall'attività di un assessore tecnico che è stato nominato dal sindaco Riccardo Rossi. L'assessore si chiama Roberto Covolo, è stato assessore per 2 anni. Lui era l'animatore. Prima lavorava in regione, aveva lavorato al programma Bollenti Spiriti, attivazione giovanile e appunto anche rigenerazione urbana, e poi ha avuto un'esperienza di imprenditore sociale come animatore di questo laboratorio urbano ex FADA a San Vito dei Normanni. È stato chiamato come assessore tecnico, è stato con noi fino ad agosto, poi si è candidato a sindaco in un comune del circondario e diciamo, è stato lui a voler portare avanti questa visione politica e aveva avuto la capacità di rinegoziare con la regione i fondi e di entrare tecnicamente nel merito. Allo stesso modo, è grazie alla sua azione che è stata presa l'intuizione di utilizzare parte di questi fondi per creare un gruppo di lavoro che potesse affiancare l'amministrazione sia nella fase di progettazione che in quelle attività a cui si riferiva Annalisa Gramigna, cioè la gestione dei rapporti con l'esterno, oltre che di insomma, fare in modo che nella sua area di riferimento, cioè il Dipartimento PES, Programmazione Economica e Sviluppo, che è quello che gestisce i fondi europei, arrivasse un 110, un dirigente di nomina particolarmente insomma, giovane ed esperto su questi temi, la dottoressa Gelsomina Macchitella. Questi accorgimenti hanno fatto modo che sulla base di una visione politica che poi è stata pienamente sposata dal sindaco e dalla giunta ci si potesse insomma, anche rischiare nel promettere alla città e ai nostri interlocutori un po' di più di quello che l'amministrazione in genere riesce a fare, cioè gettando il cuore oltre l'ostacolo, e allo stesso modo di poter seguire sul piano tecnico alcune procedure non usuali che necessitano di un grande lavoro di coprogettazione e di dialogo con l'esterno. Noi di fatto dico che siamo una membrana tra l'interno e l'esterno della pubblica amministrazione proprio perché diciamo, che ci dimentichiamo che le cose debbano essere solo protocollate, ma rispondiamo alle mail o a telefono o ai messaggi che ci arrivano su Facebook per cercare insomma, di promuovere le opportunità che creiamo e di generare insomma, di dialogare con le persone con cui abbiamo la fortuna di lavorare. Non è facilissimo, anzi, a volte abbiamo la sensazione che insomma, bisogna un po' capire che cos'è, cioè, qual è esattamente il nostro mandato e fare un minimo di fine tuning su questo aspetto di volta in volta, ma è quello che ci consente di fare probabilmente di più di quello che accadrebbe solo nel momento in cui un atto viene o una delibera viene pubblicata, messa sull'albo pretorio e poi ci si aspetta che qualcuno insomma, partecipi. Per cui anche rispetto alla domanda di Annalisa Gramigna sul comune come attivatore di questa occasione o il fatto di avere un ruolo attivo, in realtà noi un ruolo attivo ce l'abbiamo perché non ci limitiamo cioè promuoviamo un modello, facciamo della formazione attiva affinché crescano le competenze legate insomma, alla possibilità di fare di quelle cose e chiediamo, allo stesso modo nei bandi, cioè che uno spazio venga gestito in un certo modo, solo che non ci limitiamo solo a chiederlo, sperando che poi le persone lo facciano, ma proviamo a mettere a disposizione anche competenze, stimoli, spunti per fare in modo che questo avvenga, sapendo che non avverrà subito, perché poi non è che in un contesto in cui non si era abituati ad avere una relazione fluida con la pubblica amministrazione, poi si può chiedere agli interlocutori esterni di fare un doppio salto mortale.
e quindi di trasformarsi in gestore di spazi, imprenditori e imprese sostenibili, quando quello che volevano fare, giustamente, magari che ti vengono a chiedere uno spazio per la loro associazione per trovarsi due volte alla settimana, se va bene. Quindi bisogna un attimo provare a bilanciare quelli che sono gli intenti con gli strumenti che si hanno e con gli interlocutori con cui si ha la fortuna di lavorare. Rispetto alla possibilità di fare cose, di contaminare il circondario o i comuni della provincia, diciamo che alcune cose avvengono per effetto osmosi, questa è una cosa molto interessante. Questo effetto l'abbiamo avuto per ora più sulla regione che sul circondario, nel senso che la regione, anche vedendo quello che stava succedendo a Brindisi, poi ha deciso di programmare alcuni fondi europei per finanziare in tutti i comuni capoluogo degli hub di innovazione sociale, e mettendo a disposizione dei fondi che poi costituiranno il modo con cui anche il nostro progetto, si spera, potrà andare avanti. Grazie mille Davide, chiedo grazie ovviamente a Daniela Patti e a Claudio Cavaretti, che penso stia rientrando in call, di darci anche una risposta a quelle domande che sono emerse, soprattutto dare qualche esperienza, qualche consiglio su come sviluppare queste linee operative strategiche in contesti urbani di dimensioni minori, e quali sono le competenze che servono alle amministrazioni comunali per avviare queste modalità di coprogettazione e di cogestione, a questo punto direi soprattutto in realtà più piccole. Daniela? Non sento né Daniela né Claudio Calvaresi. Non sentendoli, a questo punto immagino che a breve rientrino nella conversazione. Approfitto per un'ultima domanda a Davide, proprio su questo tema, che secondo me non è mai approfondito abbastanza, anche perché poi bisogna dire che molte delle progettualità che noi vediamo, che noi incrociamo, soprattutto su questi programmi sia nazionali che europei, sono fatti in grandi città, ma poi c'è un mondo che si muove soprattutto con i progetti leader, con l'approccio CLLD, nei comuni rurali, nei comuni più piccoli, nelle amministrazioni che hanno magari meno capacità anche amministrativa, però poi hanno intenzione di promuovere la nascita di nuovi centri culturali, di nuove strutture rigenerate che hanno poi un potere forte in termini di coesione sociale. Ti chiedo, Davide, anche a partire dalla tua esperienza, da cosa partiresti, da quali potrebbero essere gli elementi anche di partenza? Provo, anch'io, le mie esperienze precedenti erano legate al comune di Milano e quindi a una città molto più grande, e ho notato questa differenza di contesto forte, non tanto nella differenza delle caratteristiche del territorio, della densità di relazioni, che seppure è un tema, ma soprattutto nelle opportunità di finanziamento. Ora, tante delle cose che hanno raccontato, che raccontava Claudio, in Italia avvengono perché c'è il PONMETRO, che sulle città metropolitane ha consentito anche di utilizzare i fondi finanziando sì ristrutturazioni di edifici, ma anche forme di attivazione, quindi hardware e software assieme. Questa cosa per le città medie non esiste, e per le città piccole men che meno. Per cui quello che si trova a fare un'amministrazione è tipicamente cercare di andare con il cappello in mano sui bandi che di volta in volta si presentano e farsi finanziare una volta la ristrutturazione del cappello sportivo, un'altra volta del dormitorio per i migranti, un'altra volta di quel pezzo di centro città. Per noi è stato molto utile sviluppare, anche se in forma leggera, appunto quello che abbiamo chiamato una visione, un quadro strategico di riferimento condivisa con la Giunta, proprio per fare, come suggeriva il sindaco di Acerra, per rovesciare la dinamica, nel senso che noi selezioniamo i bandi a cui applicare o le richieste da fare agli altri interlocutori istituzionali sulla base di progetti e visioni che vogliamo portare avanti. E questo ci ha consentito di inanellare una serie di piccoli successi nelle interlocuzioni, perché sapevamo
un po' meglio cosa chiedere. Poi abbiamo anche noi una marea di problemi perché ho menzionato il fatto che la pianta organica amministrativa sia al 60%, stiamo discutendo da oltre un anno con il governo per immaginare di firmare un contratto istituzionale di sviluppo tra Presidenza del Consiglio e le città di Brindisi e Lecce, e questa cosa è ancora in itinere. Magari poi tu ottieni un finanziamento e puoi fare delle cose solo 2 anni dopo, è un gran casino per le città piccole e medie. Quindi diciamo, partire dallo sviluppo di una visione delle competenze è insomma l'unica cosa interessante, cioè l'unica cosa che poi si può fare con le risorse che si hanno a disposizione per sperare di ottenere degli esiti. Altra cosa, cercare di fare i bandi in maniera più possibile aperta e trasparente, per selezionare dei partner di livello. Io ho menzionato il progetto del Fondo Innovazione Sociale del Governo. Noi per candidarci a quel progetto abbiamo fatto prima una manifestazione di interesse per selezionare partner interessati, abbiamo avuto modo di lavorare con la Fondazione Focus di Napoli, che cura una delle esperienze di rigenerazione più importanti in una città metropolitana e nei quartieri di quel tipo, e con Nesta, che è una fondazione italiana che si occupa di derivazione inglese, che si occupa di politiche per l'innovazione. Aver composto un partenariato di questo tipo, che tendenzialmente probabilmente non sarebbe mai venuto a lavorare a Brindisi se non ci fosse stata una chiara occasione condivisa, ci ha consentito poi di essere più competitivi in fase di valutazione. Quindi anche cercare di portare un po' di quelle forme di innovazione che sono maturate nei centri, diciamo, maggiori, in contesti, diciamo, medi, di città medie o più piccole, potrebbe essere un qualcosa che mescolare. Grazie mille Davide, allora ripropongo la stessa domanda a Daniela e a Claudio che adesso rivedo. Qualche consiglio pratico per poter avviare anche in comune più piccoli, di dimensioni più piccole, delle strategie del genere, quali sono anche poi le competenze amministrative che servono per avviare questi processi di coprogettazione in realtà di dimensioni più piccole. Daniela può cominciare se vuole. Allora, io credo che forse alcune cose valgono per qualsiasi amministrazione, grande o piccola che sia, ed è il fatto di avere comunque da una parte una capacità del personale interno all'amministrazione. Se da una parte, a volte per i comuni più piccoli, può essere difficile attrarre eccellenze, ottenere le proprie eccellenze sul territorio, di contro c'è il vantaggio che comunque ci sono una serie di relazioni umane, molto spesso che sono più brevi per certi aspetti, che comunque facilitano la velocità nei processi. Quindi, per esempio, a me è capitato ultimamente di lavorare, per esempio, nella provincia di Siracusa, e molte delle amministrazioni hanno questo vantaggio. Di contro hanno le difficoltà ancora più accentuate rispetto ad amministrazioni più grandi di avere personale o infrastrutture, anche tecnologiche o comunque infrastrutture interne carenti, soprattutto in questo momento durante il Covid lo stiamo vedendo in maniera evidente, sono fortemente oberate comunque anche proprio dal portare avanti una serie di procedure amministrative anche abbastanza regolari, quindi sviluppare progetti innovativi diventa ancora più difficile se non ci sono diciamo delle capacità interne, può far paura il fatto di fare dei progetti innovativi. E credo che questa poi sia la differenza della capacità invece di lavorare con gli attori fuori dall'amministrazione. E questo secondo me è un aspetto culturale che prescinde dalla dimensione stessa del comune, perché la capacità di essere in grado di sviluppare progetti, la cultura di collaborazione, che al di là poi delle metodologie specifiche che vengono attuate, è una questione proprio di approccio che si ha alle cose, secondo me è qualcosa che prescinde comunque dalla dimensione stessa, anzi paradossalmente un comune più piccolo potrebbe essere avvantaggiato perché molto spesso comunque magari le persone si conoscono meglio. Dipende naturalmente da quanto sono più piccole le amministrazioni a cui facciamo riferimento. Io credo che una delle questioni che possono essere un'opportunità di sviluppo, adesso non è per fare una sviolinata ad ANCI,
Però è il fatto di entrare in contatto con delle reti che consentano alle amministrazioni di vedere che cosa succede dai loro confini comunali e che consenta alle persone all'interno dell'amministrazione di vedere che c'è un mondo fuori dalle mura dell'amministrazione stessa. Serve che qualcuno apra la porta in un certo senso, e in questo secondo me reti come Urbact possono essere di grande valore, perché comunque consentono quantomeno di affacciarsi a vedere quello che succede fuori. Forse potrebbe esserci più spazio per delle reti anche di carattere nazionale, perché soprattutto a volte magari i comuni più piccoli, magari per barriere linguistiche o anche proprio per paura dello sconosciuto, possono essere un po' intimorite da reti europee, e quindi forse un primo passo verso reti più italiane, con le quali comunque appunto Anci credo che stia facendo, per quello che ne so, insomma ci sapranno dire le persone che ci stanno seguendo, un lavoro in questa direzione. Secondo me è un ottimo passo per cercare di riconoscere comunque il bisogno di sviluppare delle nuove metodologie, e sulla base di questo poi appunto, con tutti i limiti che ci sono comunque delle opportunità di bandi e risorse finanziarie che possono andare a supportare questo tipo di processi. Poi quello apre un altro capitolo che appunto anche Davide stava sottolineando, il fatto che comunque a volte sia difficile e sempre comunque a breve termine si lavori per bandi, però secondo me questo comunque richiede prima un riconoscimento delle necessità e delle opportunità. Sì, trovo. Grazie, sì, e scusatemi, avevo un altro impegno in contemporanea e sono riuscito a ricollegarmi soltanto pochi minuti fa. Rispetto alla domanda che ci pone Simone, ovviamente sono molto in linea con quello che dice Daniela, proverei ad aggiungere solo un paio di considerazioni. La prima, ovviamente, l'importanza delle reti e più in generale forse l'idea che sia è molto necessario, mi pare lo ricordava anche Davide con riferimento all'esperienza di Brindisi, riuscire ad agganciare attori esterni al contesto locale che abbiano a loro volta reti e siano portatori anche di esperienze, di competenze e dunque di risorse che possono immettere in una situazione, appunto in un contesto, in un'area più piccola e che tendenzialmente ha più difficoltà appunto di accesso alle reti e a risorse esterne. Questo può avvenire attraverso vari modi, no? È appunto l'aggancio di progetti europei, è quello che ricordava Daniela per circa le reti Urbact, ad esempio, ovviamente è molto utile, e penso che però sia anche necessario, quando dico provare a portare dentro contesti più piccoli o più marginali di risorse esterne, significa anche potersi dotare di alcune professionalità e competenze in grado di fare, no, di muovere questo tipo di reti. Da questo punto di vista forse l'esperienza di Davide Agazzi a Brindisi, che pure non è una piccola città, no? È una città media, ma insomma diciamo è molto significativa e modellizzabile, no? Se volete, da questo punto di vista. Quindi il punto forse particolarmente rilevante è proprio quello di riuscire in queste situazioni a fare un utile gioco di sponda fra attrazione di risorse esterne, laddove per risorse non intendo soltanto quelle finanziarie, ovviamente anche quelle, ma risorse soprattutto di intelligenza, di relazione, di conoscenze, anche risorse politiche, ovviamente da provare a intercettare dall'esterno, ma per poter fare questa mossa significa anche provare a agganciare e diciamo e suscitare competenze interne. Da questo punto di vista mi sembra essenziale che le amministrazioni possano dotarsi anche di nuove professionalità interne alle amministrazioni, soprattutto di giovani, con competenze che vanno soprattutto verso la progettazione dei processi prima che della progettazione e dell'esecuzione delle procedure, perché ahimè questo è anche quello che spesso connota la pubblica amministrazione italiana. E dunque l'idea di dotarsi di competenze interne, locali, di giovani, anche aprendo relazioni con associazioni, gruppi locali che sono a volte anche spesso in rete, no? Dentro reti anche di livello nazionale, addirittura internazionale, e un po' costruire delle relazioni significative con questo tipo di attori affinché poi questa capacità di attrazione appunto di risorse esterne, di capacità progettuale davvero si radichi, perché a mio avviso una delle questioni di nuovo problematiche da affrontare non è soltanto la capacità
di attrarre risorse, stare dentro le reti, ma una volta fatta questa cosa, di riuscire a mantenerle, riuscire davvero a capitalizzarle. E per poterlo fare, credo che sia davvero necessario il fatto che dentro l'amministrazione comunale, dentro le amministrazioni comunali e le amministrazioni pubbliche in generale, ci siano, diciamo, ci siano dei soggetti in grado di mantenerle nel tempo e di alimentarle, no? Una sorta di community manager, non so se la definizione esatta, però insomma diciamo di gestore della rete, delle comunità che attorno a questi progetti si costruiscono. E da questo punto di vista credo che la relazione, soprattutto con professionalità giovani, anche che non sono interne all'amministrazione, ma che possono con l'amministrazione stabilire delle relazioni e delle interazioni strutturate fino al punto di, in qualche misura, di internalizzarsi. Grazie Claudio, chiedo davvero a te l'ultimissima domanda prima di chiudere che ci è giunta, che riguarda, la domanda è anche un po' generale, però è giusto affrontarla perché stiamo parlando di processi che riguardano le comunità, ti chiedo a te o a Davide, insomma, chi dei due ci vuole rispondere. La domanda che pone Gianluca Napoletano, se c'è una griglia di valutazione per decidere in questo tipo di interventi, se c'è un'area più bisognosa di intervento rispetto ad altre, se le attività di inclusione attive prevedono consapevolezza da parte di chi abita, di chi vive in queste condizioni di disagio in tali quartieri, oppure no. Quindi diciamo io la pongo probabilmente in modalità propositiva come fare, affinché ci sia una reale condivisione degli obiettivi di inclusione sociale con gli abitanti che si trovano nelle zone che Provo a vengono rispondere io rigenerate. in due battute rispetto a una domanda molto importante e ovviamente molto, molto complessa. E allora, rispetto alla prima questione, cioè esiste una griglia di valutazione per decidere se un'area è più o meno bisognosa? Ovviamente sì, no? Tutti i grandi programmi, anche a cominciare dai programmi urban o dai quelli che erano prima degli urban, si chiamavano i PIC, no? Diciamo, l'iniziativa comunitaria sulle aree, sui quartieri in crisi, all'epoca siamo alla metà degli anni 90, ovviamente avevano una batteria di indicatori dal punto di vista socio-economico, socio-demografico ed economico, che ci dicevano che quell'area era particolarmente difficile e dunque era quella su cui investire risorse e costruire programmi di intervento. Questa cosa è ovviamente ancora vera, è stata largamente, diciamo, messa in discussione, no? L'idea che poi l'identificazione di aree problematiche possa anche corrispondere alla costruzione di uno stigma attorno a queste aree e che pone, no? E quindi in qualche misura addirittura aggravando una qualche situazione di marginalizzazione e appunto di stigmatizzazione sociale, e in ogni caso pone ovviamente una delle questioni davvero cruciali, problematiche delle politiche, come si dice, area based, no? Beh, basate sull'identificazione di un'area, che è quella del confine, oltre il quale, no, non si interviene più, non ci sono più i finanziamenti, e questo vuol dire dal numero civico successivo, non l'abbiamo. A Milano ho in mente alcuni contratti di quartiere che tagliavano a metà una strada, c'era cioè una specie di checkpoint della rigenerazione urbana. I civici pari venivano riqualificati, i civici dispari no. Che cosa succedeva dall'altra parte non è chiaro, però ci sarà stato qualche indicatore che lo metteva da qualche parte. Quindi diciamo tutta la questione degli indicatori è molto problematica, però ovviamente va utilizzata, ma va utilizzata io credo in una versione, come dire, un po' creativa, non so se è la parola esatta, però insomma, diciamo, provando un po' a muovere anche nella logica che dicevamo prima circa l'opportunità di muovere risorse esterne, di portarle nel quartiere, quindi di utilizzare, come dire, gli indicatori e la necessità ovvia che abbiamo di identificare le situazioni territoriali più problematiche in maniera, appunto, mi viene da dire, creativa. Una delle cose che ad esempio sta accadendo, faccio l'esempio ovviamente di un programma che conosco un po' a Milano, che è quello della scuola dei quartieri, che sollecita iniziative di progettualità sociale nei quartieri, ma dice e identifica delle aree bersaglio, perché anche il PON Metro chiede ovviamente l'identificazione ai comuni di aree bersaglio sulla base di condizioni di disagio, questo è ovviamente sempre necessario. Ma dice il programma, in questo caso il progetto di Milano, interveniamo in questi quartieri che sono le nostre aree bersaglio, ma
promuovendo e cercando di attirare risorse, progettualità, capacità di agire e quindi di costruire attività e servizi per il quartiere, anche da parte di proponenti che non sono necessariamente del quartiere, che non sono residenti lì, anzi che non sono neanche necessariamente residenti a Milano, possono essere dei city user. Questo mi pare molto importante, questa innovazione introdotta principalmente nel programma di Milano, ma non è soltanto di Milano, lo è anche nel caso di Napoli, eccetera, perché ci dice una cosa, cioè che il quartiere, l'area bersaglio rimane, occorre identificare sulla base di una serie di indicatori le situazioni territoriali più problematiche, ok? Ma dobbiamo anche essere in grado di portarvi risorse aggiuntive da fuori e quindi non pensare che l'area di intervento e bisognosa di intervento sia nello stesso tempo l'area dentro la quale anche riconosciamo gli attori e i soggetti in grado di trattare quei problemi. Questo credo che sia una mossa essenziale. Sul tema del coinvolgimento degli abitanti faccio davvero soltanto una battuta. Che però è collegata al punto che ho appena sollevato circa l'opportunità di attrarre e di coinvolgere risorse esterne al quartiere, e cioè che gli stessi abitanti o le stesse associazioni locali, che sono spesso radicate nel quartiere da molti anni, in alcuni casi, soprattutto se sollecitate da progetti e programmi di natura particolarmente innovativa, fanno fatica. E a volte sono perfino, scusate, utilizzo un termine che può essere antipatico, ma per dare l'idea, rischiano di essere dei rentier, degli estrattori di rendita. No, penso a molte realtà del terzo settore che in alcuni quartieri difficili oggi, che pure rappresentano ovviamente una risorsa per questi quartieri, per carità, ma sono talmente abituati a essere lì e a erogare lo stesso servizio da anni che se arrivi con una proposta innovativa sono i primi nemici dell'innovazione. E questa idea del comunitarismo chiuso, che nelle aree interne è particolarmente deleterio, può essere anche vero nei quartieri urbani. E dunque il coinvolgimento della popolazione locale, ma anche delle associazioni, dei gruppi locali, io penso che in molti di questi casi debba essere anche avvenire attraverso un confronto, anche agonistico, aperto, perfino conflittuale rispetto a proposte di innovazione. Non deve, come dire, non deve lisciare il pelo al locale, no? Uno dei problemi dei programmi di rigenerazione urbana che limitano la loro capacità di innovare. Io in questo in realtà forse faccio un brevissimo commento rispetto a quello che chiedeva anche qualcuno dal pubblico, mi pare Grazie sia Romano, Claudio, rispetto a ultimi come era davvero stato possibile il 5 salto in minuti scala. Secondo me ci e sono una veniamo serie da di strumenti, Daniela in questo caso, nel caso di Lisbona, era uno strumento europeo dato dal Community-led Local Development. Per chi fosse interessato vi ho messo il link. C'è anche la sinossi in italiano per chi volesse, per chi magari fosse preferisse. E secondo me per provarci che cosa dovremmo fare? Allora, da una parte ci sono gli accordi di partenariato adesso e quindi secondo me dovremmo fare pressione affinché il governo italiano adotti lo strumento del CLLD, che significa che nel documento c'è mezza riga che dice adottiamo il CLLD e poi ce la sbrighiamo noi a capire come facciamo. E questo secondo me sarebbe assolutamente il primo passaggio perché consentirebbe a tantissime delle reti territoriali di gestire, cioè di gestire direttamente il budget, non come dicevano appunto giustamente Davide e Claudio, che invece molto spesso ci si ritrova ad andare a ricercare due spicci qua, due spicci là per cercare di avere i soldi per ristrutturare qualcosa. E qualora, cosa che noi ci auguriamo che sarà possibile già dall'anno prossimo, qualora non fosse possibile, secondo me le amministrazioni stesse dovrebbero cercare di trovare degli schemi di finanziamento che vadano in quella direzione. È una scelta politica abbastanza importante perché significa delegare parte del proprio potere sui soldi anche ad attori esterni, nonostante, o sicuramente tenendo conto di tutte le regole della trasparenza, della correttezza e della legalità, ci mancherebbe altro, però questo secondo me è il passaggio per fare in modo che comunque le realtà del territorio siano effettivamente in grado di emanciparsi e rafforzarsi. Grazie Daniela, Davide un minuto. Non ti sentiamo. Solo in riferimento alle domande di Gianluca Napoletano. Ovviamente l'aggiornamento, solo in riferimento alle Grazie domande Daniela, di Davide Gianluca ricarica qualcosa di Napoletano. interessante. Ovviamente l'aggiornamento è all'andare per priorità è qualcosa di importante e quindi
quindi laddove, cioè bisogna, però è più importante avere una lettura del territorio più che trattare dei confini specifici, cioè per esempio noi a Brindisi non abbiamo stabilito che ci sono delle aree prioritarie, però sappiamo che c'è un grosso tema di lavoro sui, su alcuni quartieri proprio perché sono anche distanti, o il centro storico, anche se è centro, in realtà è stato molto spopolato ed è molto vuoto, quindi il riattivarlo è qualcosa di importante, quindi c'è un'attenzione politica legata a una lettura della città che quanto più è condivisa, quanto più aiuta a orientare le politiche, però stanno cioè, di solito nel programma di mandato del sindaco piuttosto che nei piani più strategici, alcuni elementi da cui desumere, diciamo, una narrazione condivisa ci sono. Rispetto al coinvolgimento degli abitanti o di chi vive in questi quartieri, sicuramente è importante come diceva Claudio, e c'è un tema che da un lato c'è un tema non sospettato di rancore o distanza o sfiducia rispetto a un'azione pubblica che va sminato, quindi è difficile anche andare in un quartiere e dire facciamo il bellissimo progetto del laboratorio di falegnameria, se poi quello che ti chiedono è che non, la scuola non è aperta, manca la connessione dei trasporti pubblici, piuttosto che c'è il parco che non ha nemmeno le luci accese o è sporco, no? Quindi ci sono alcune cose che vanno fatte perché sono dei diritti e vanno fatte a prescindere, mentre le cose di cui stiamo parlando oggi, proprio perché rientrano nella sfera dello sviluppo economico, non sono servizi di welfare, hanno bisogno che dall'altra parte ci sia anche un contributo proattivo di chi di propone e una messa in gioco. Questo meccanismo di relazione con qualcuno che ha un'intenzionalità forte è molto delicato per la pubblica amministrazione, perché la pubblica amministrazione non riesce in maniera discrezionale a valutare quell'atteggiamento o ad avere strumenti diversi. Vi faccio un brevissimo esempio rispetto a queste due occasioni che noi abbiamo avuto sui patti di collaborazione di due parchi che hanno caratteristiche simili ma che hanno trovato degli interlocutori diversi. In un lato, da un lato a Parco Buscicchio, noi ci siamo trovati di fronte un soggetto, un comitato territoriale molto attivo che ha fatto un lavoro di un anno per costruire una cooperativa di comunità dove ci sono dentro le scuole, le parrocchie, le associazioni sportive ed un centinaio di cittadini. Questo è un interlocutore molto consapevole che, scusate l'espressione, ci fa un culo così, nel senso che sanno proprio esattamente che cosa, cioè, cosa vogliono, cosa vorrebbero ottenere e si aspettano che l'amministrazione quasi tenga al passo con quella che è la loro vitalità. Quando tu incroci un soggetto così, cioè è molto importante riuscire a tenere questo ritmo, perché sennò passi subito dalla parte del torto, perché sei manchevole rispetto alla tua capacità di rispondere a un'esigenza, che se frustrata poi diventa appunto rancore e forza di interpunzione. Dall'altro lato, in un altro quartiere, abbiamo trovato un gruppo di ragazzi che fanno skate, hanno messo illegalmente delle strutture abusive, delle rampe per fare skate, e si trovano in un parco che a un certo punto dall'amministrazione era stato anche chiuso causa Covid, però insomma giustamente ci entravano a fare dello sport, e tu quando ti relazioni con loro è un processo di crescita e di accompagnamento, perché per esempio uno dei nostri obiettivi è convincerli che potrebbero fondare a un certo punto un'associazione, perché poi in quel caso noi potremmo anche gestire meglio delle risorse insieme, però se lo fanno solo come cittadini non organizzati possiamo arrivare con il patto di collaborazione ma fare fino a un certo punto. Poi gli abbiamo detto guarda, se dovessimo arrivare con gli strumenti formali queste strutture le dobbiamo tirare via. Però allora immaginiamo che mettiamo delle risorse, ne compriamo delle nuove che hanno delle caratteristiche più sicure, decidiamo insieme come posizionarle e voi ci aiutate a scrivere una cartellonistica adeguata e monitorare un po' la fruizione del parco. Ora, questa cosa qua ci vuole un minimo di flessibilità che non sempre la pubblica amministrazione ha, però se si guarda l'obiettivo, cioè quello di avere un parco più fruito,
allora ti poni con un, è più vivo, ti poni con un determinato atteggiamento. Se si guarda solo alle regole, è logico che in una situazione del